Oggi, quinta domenica di Pasqua, la liturgia ci insegna perché il Signore è via, verità e vita. Tra il Padre e il Figlio c'è unità perfetta. La morte e la risurrezione di Cristo ci hanno aperto la strada per raggiungere la fonte e l'origine dell'amore. Gesù Cristo si proclama via perché è il mediatore tra Dio e gli uomini. Verità, perché è il rivelatore pieno del Padre. Vita, vita perché ci conduce alla comunione con Dio. Oggi ricorre la giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Cattolica. Auguri anche a tutte le mamme, specie a quelle di Carpegna. Dalla Chiesa di San Leo a Carpegna trasmettiamo la Santa Messa. Celebra il parroco Don Giorgio Bernal. Buona visione a tutti. Saluto a tutti voi che seguite questa trasmissione. Inizio sempre ringraziando Teleradio Carpegna che, grazie appunto alla sua collaborazione, alla sua presenza, ci permette di arrivare nelle vostre case. Ho detto a Nicolas che anche lui è un apostolo, perché lui ci aiuta a diffondere il Vangelo in ogni luogo. Così come in questo momento, in questa medesima ora, tanti sacerdoti celebrano la Santa Messa oggi, domenica del Signore, giorno del Signore. Celebriamo la Santa Messa nella quinta domenica di Pasqua. Vorrei anche approfittare per mandare un saluto a tutte le mamme. Oggi è il giorno della mamma. Abbiamo qui una lettrice e una cantora che sono mamme. Ecco, in casa mia c'è una mamma, la mia sorella, e a casa mia in Colombia c'è mia madre.
e a tutte le madri del mondo. Anche Follice è una cara mamma che mi aiuta sempre. E ci sono tante mamme a cui bisogna sempre tenere nel nostro pensiero, nella nostra preghiera. E vorrei anche questa Santa Messa pregare per le mamme che sono già partite in cielo, per i figli che sono tristi perché non hanno più la mamma qui in questa terra, ricevano la consolazione della Madre del Cielo, Maria Santissima, e sappiano che comunque i nostri cari sono sempre presenti nella nostra preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Apriamo il nostro spirito al pentimento per essere contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e a 10 corde, a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vincevano
inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio. Fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Thank you.
cari fratelli, mi ricordo che domenica scorsa, alla fine del Vangelo, Gesù diceva che Lui è la porta. La porta perché bisogna attraversare da Lui. Oggi il Signore ci dà delle frasi meravigliose che riempiono il nostro cuore di speranza, riempiono il nostro cuore di gioia, riempiono il nostro cuore di luce, e si conferma quella sua parola che abbiamo sentito domenica scorsa, e lo dice appunto donandoci altre tre nuove chiavi per capire chi è Lui. Lui dice: io sono la via, io sono la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per Lui, per il nostro Signore Gesù. Quindi è Lui la porta dalla quale bisogna passare. Vado a prepararvi un posto, perché dove sono io siate anche voi. Questo è bellissimo. Queste parole, già storicamente nella testimonianza del Vangelo, parlano di una specie di congedo che inizia. Lui sta arrivando alla fine dei suoi giorni nella vita pubblica, e soprattutto nei giorni dopo la risurrezione, in cui i discepoli e tante persone hanno avuto questa possibilità meravigliosa, questo privilegio direi, di poter vedere il Signore in carne e ossa dopo la risurrezione, con i segni della passione. Ecco, vederlo, toccarlo nei Vangeli che abbiamo meditato in tutti questi giorni di Pasqua, ci è stato ricordato come il Signore ha mangiato con i Suoi discepoli, ha svolto delle attività con i Suoi discepoli, li ha accompagnati perché avevano bisogno di questa compagnia. Però la bellezza di queste parole è che ci conferma che Lui, nonostante la sua partenza da questa terra in quella modalità nel vederlo in corpo e carne ed ossa, Lui non avrebbe mai più lasciato da soli i Suoi discepoli, la sua chiesa che stava nascendo, che iniziava a configurarsi, quindi a prendere forma, la chiesa che doveva continuare. Niente si è fermato. Questi giorni ho fatto un post su Facebook un po' provocatorio, qualcuno l'ha letto. La Chiesa non si è fermata per 14 secoli. La Chiesa è proprio partita da lì, per la forza dello Spirito Santo. Infatti tra qualche domenica celebreremo anche quel grande mistero, che il Signore ritorna dal Padre, però poi ci manda lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, quindi Dio stesso, che anima, che dà forza, che illumina, che sostiene, perché la Chiesa è santa, perché è fondata dallo Spirito Santo, purtroppo è macchiata dai nostri peccati. Ecco perché abbiamo bisogno dello Spirito che santifica, che dona la forza per non soccombere. Ed è proprio questo che dice il Vangelo di oggi. È una promessa che dona speranza. Il Signore non si vuole separare da noi. Nessuno, dice San Paolo, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Pensate che San Paolo non era tra i 12 discepoli. La sua chiamata ad essere apostolo è avvenuta dopo, proprio in quel periodo post ascensione, quando Gesù Cristo appare a San Paolo, era già passati alcuni anni, e quindi anche lui è una conferma che lui non ci ha lasciati da soli. È stato chiamato proprio quando già la Chiesa viveva le nuove modalità della presenza di Gesù Cristo. E lui ci lascia questo bellissimo, bellissimo testamento spirituale di San Paolo, ecco, nelle sue lettere
ci dice che il Signore non si separa da noi, perché niente ci può separare da Lui. Gesù è con noi e Gesù ha inciso questa promessa nel nostro cuore. L'ha fatto nel suo grande amore attraverso la croce, nel dono totale di se stesso. C'è un posto pronto per te, per me, per tutti noi, se lo accettiamo, se lo accogliamo. Che bello! Da sempre pensa a noi e trova tutti i modi per dirci che ci vuole bene. Non c'è spazio nel nostro cuore per dubbi. Il dubbio è una conseguenza della paura. Non c'è spazio nel nostro cuore per la paura. Non c'è spazio nel nostro cuore per la tristezza. C'è una frase che dice proprio in questo Vangelo: non sia turbato il vostro cuore. Noi che crediamo in Cristo, se è vero che crediamo in Cristo, non abbiamo paura, perché crediamo a questa promessa. Siamo certi di non essere da soli. Come si fa? Come si fa per arrivare alla meta? Come si fa per raggiungere quel posto che Lui ci ha già preparato? Attraverso di Lui. Io sono la via. E seguendo la sua strada e scegliendo Lui come punto di riferimento nella nostra vita e accettandolo come nostro unico Salvatore, accettando le sue parole, perché Lui è verità. Lui è la parola incarnata e Lui è la vita. Solo in Lui possiamo trovare vita. Possiamo continuare a scivolare tutta la nostra vita cercando, tentennando. Possiamo provare da tutte le parti, non troveremo la vita come ce la offre Lui. Saranno tutti grandi inganni, saranno tutte grandi delusioni, lusinghe che passano, ma la vera luce è la vita eterna che soltanto Lui ci può offrire. Non servono calcoli umani, non servono né religioni né spiritualità, fai da te. Quelle che noi ci mettiamo nella nostra testa per giustificare le nostre azioni, per pensare che siamo sempre più buoni e cattivi sono gli altri. Non servono quegli autoinganni di dire quando me la sento, quando mi va, non c'è bisogno di questo, non c'è bisogno di questo, io posso fare in un altro modo. Non c'è bisogno, che ne so, di venire alla Santa Messa, ma chi l'ha detto? Tanti dicono così, che tristezza. Sono religioni fai da te, sono spiritualità fai da te, come quando si va al supermarket, no, come quando si va in quei ristoranti, scegli a me piace questo e poi lascio questo, questo sì, questo no. Non funziona così, perché lì non c'è la verità. Il relativismo non è mai la verità, la verità è solo una ed è Gesù, sono le sue parole e il suo Vangelo. Non quelle che noi ci vogliamo immaginare, a seconda dei nostri comodi. Quindi l'unica porta da attraversare è Gesù. Senza di Lui non c'è salvezza. Gesù ci invita a restare dietro a Lui in cammino. Gesù ci dice che Lui è con noi sempre. Ogni domenica noi, quando professiamo il credo, a volte lo diciamo così un po' in maniera automatica, non ci accorgiamo nemmeno delle verità importantissime che stiamo dicendo. Ma sapete cosa diciamo ogni volta che noi pronunciamo il credo? E se stiamo capendo quello che stiamo dicendo? Stiamo dicendo: io credo che Lui è la via. E io credo che Gesù è venuto a mostrarci il volto del Padre e a darci il dono del Santo Spirito. Io credo che siamo ancora vivi come realtà, come comunità ecclesiale fondata da Lui, proprio perché niente si è fermato, proprio perché la Chiesa è sempre attuale, perché è Cristo, ieri, oggi e sempre. È quello che diciamo in ogni credo, è quello che noi professiamo, l'unica verità che dà senso alla nostra vita. Lui, come
Tante volte si pensa in maniera superficiale, proprio come conseguenza a quelle religioni fai da te, a quelle spiritualità fai da te, pensiamo a lui come uno che ci vuole sempre giudicare, ci vuole togliere sempre la libertà ed è lì pronto a castigarci. No, lui non è pronto a punirci, lui è pronto ad accoglierci nel momento in cui decidiamo cambiare vita e decidiamo vederlo a lui come la via, come la verità e come la vita, come la porta da attraversare, perché lui è il nostro unico salvatore. Allora l'invito è questo, a cercarlo ogni giorno, ogni momento della nostra vita. In ogni volta che vediamo che ha bisogno di noi, che lo Spirito Santo agisce e ci fa realizzare buone opere, opere che sono conseguenze anche di un incontro, di una fede vera che nasce dall'incontro con Cristo. Così noi potremo uscire dal buio, potremo uscire dalla tristezza e Lui sarà sempre pronto lì quando noi vogliamo ricominciare, quando noi vogliamo dire sì. È Gesù che cerchiamo ogni volta che siamo alla ricerca della felicità. Solo Lui ci può donare la felicità. È Lui che viene a chiudere nella nostra vita la tristezza e il buio e viene ad aprire i nostri cuori che a volte si chiudono e che ci aiutano soltanto a chiuderci in noi stessi. Noi possiamo dire, con questo concludiamo la riflessione di oggi, Signore, continua sempre a mostrarci il volto del Padre e continua a donarci il tuo Santo Spirito. Noi avvertiamo la tua presenza nella nostra vita. Noi abbiamo speranza. Noi siamo gioiosi perché tu sei sempre con noi e vogliamo seguirti perché la nostra meta, il nostro traguardo in questa vita sei tu e solo tu. E vogliamo andare in quel posto che ci hai riservato. La Vergine Santa, Madre di Dio, di Madre di Gesù, e anche lei una strada sicura per arrivare a Gesù. Vogliamo quindi pregare lei perché per la sua intercessione possiamo sempre trovare il nostro Gesù. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, siamo nati per conoscere e amare il Signore. Egli ci ha preparato un posto nel suo regno. Preghiamo Dio Padre perché ci renda degni dei Suoi doni e dei Suoi benefici. Diciamo insieme, aumenta la nostra fede, o Padre. Aumenta la nostra fede, o Padre.
per la Chiesa, perché, crescendo nell'amore di Dio, sappia annunciare a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che hanno responsabilità politiche e sociali, perché lavorino per la pace e il bene dei popoli, nella sincera ricerca della giustizia e nell'evangelica lotta contro le seduzioni del mondo. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per i credenti in Cristo, perché riconoscano in Lui l'unico rivelatore del Padre, non si arrendano alle lusinghe del diavolo e, liberi da ogni paura, professino con coraggio la loro fede. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per coloro che sono nel lutto per la perdita di un parente o un amico, perché possano trovare sollievo nell'ascolto delle parole del Risorto, che annuncia speranza, consolazione e pace. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. Per tutte le mamme, perché trovino in Maria, Madre di Gesù, il modello per apprendere ad accogliere, educare, guidare e accompagnare i loro figli sulle strade della vita. Preghiamo. Aumenta la nostra fede, o Padre. O Padre, che ci hai creati e redenti in Cristo, ascolta la nostra supplica, aiutaci a portare frutti di giustizia e di carità, perché il mondo possa conoscere le meraviglie del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la chiesa della gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Andrea e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Thank you.
Assisti, Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi misteri e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore. Prima di dare la benedizione vorrei ricordarvi che domani alle ore 20:30 attraverso il mio profilo di Facebook Giorgio Bernal si può partecipare al Santo Rosario in questo mese dedicato alla preghiera del Santo Rosario per chiedere l'intercessione alla nostra Madre del Cielo, la Beata Vergine Maria, per tutte le intenzioni che abbiamo nei nostri cuori, ma anche per quelle che durante il Rosario potete scrivere, ecco, così che io possa sul momento mettere in preghiera le vostre richieste, le vostre petizioni, ma anche i vostri ringraziamenti al Signore. E come sapete, da qualche giorno il Presidente del Consiglio insieme al Presidente della CEI sono arrivati ad un accordo, è stato firmato il decreto che ci concede di ritornare alla celebrazione della Santa Messa con la presenza del popolo a partire del 18 maggio. Quindi praticamente da domani a una settimana potremo ritornare a dire la Santa Messa. E già stiamo preparando tutto quanto serve per mettere in pratica il protocollo di sicurezza che ci vuole, che è appunto necessario, obbligatorio, in modo di preservare la salute delle persone che parteciperanno alle sante messe. E quindi si riattiva anche la possibilità delle intenzioni delle sante messe, quelle che erano state segnate prima restano, quelle che invece purtroppo non sono state potute applicare verranno comunque ridate le nuove date, per cui potete anche chiamarmi al telefono, così con l'agenda in mano rimetteremo a posto quelle intenzioni che non sono state applicate. E dalla Santa Messa del 24 maggio, domenicale, torneremo alla nostra chiesa principale, alla chiesa di San Nicolò. Poi, se Teleradio Carpegna sarà ancora a disposizione per le trasmissioni, noi ne saremo grati e felicissimi. E più avanti, quindi, darò anche le nuove indicazioni sugli orari di messa, che potrebbero anche essere di più durante la domenica, visto che ci sarà un numero ridotto, però ancora non è deciso niente. Suonano le campane del mezzogiorno che ci dicono che è ora di dare la benedizione, perché voi dovete andare a mangiare. Il Signore sia con voi. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E auguri ancora a tutte le mamme una benedizione speciale per loro in questo giorno. Siano sempre come Maria. Buona domenica.